Altri restyling che l'amministrazione comunale sta realizzando grazie ai fondi per l'Etruria meridionale messi per la legge dell'Etruria meridionale varata dalla Regione Lazio, e mi stava appunto parlando anche del centro storico di Cerveteri. Lì come si interverrà? Allora, proprio ieri abbiamo avuto la conferma del finanziamento anche del progetto relativo, appunto, come ricordavi tu, la legge per la valorizzazione dell'Etruria meridionale. Sono fondi stanziati dalla Regione Lazio che consentono interventi diciamo di valorizzazione proprio dei centri storici legati quindi al turismo e alla promozione dell'Etruria meridionale. Noi abbiamo proposto come progetto un progetto di riqualificazione dell'arredo del centro storico, e proprio ieri abbiamo ricevuto, diciamo, l'ok, il via libera a questo progetto, con il 50% già di stanziamento della cifra che è stata destinata a noi. Noi abbiamo uno stanziamento di circa 138.000 euro. Ieri c'è stata data conferma che il progetto è stato, diciamo, accettato, e c'è stato erogato la prima tranche, che è pari al 50%. Che cosa faremo con queste risorse? Con queste risorse andremo a acquistare arredi per riqualificare il nostro centro storico, che è un qualcosa di unico e di bello, e quindi noi vogliamo passare attraverso la valorizzazione del nostro centro storico. Compreremo panchine, fioriere, cestini, dissuasori, con un intervento che riguarderà ovviamente tutte le piazze del nostro centro storico. Ci dedicheremo ovviamente a Piazza Risorgimento, a Piazza Santa Maria, al Belvedere, a Piazza Aldo Moro e a Piazza dei Tarquini. Quindi interventi che riqualificheranno questi luoghi attraverso questi arredi particolari, e soprattutto arredi che saranno tutti uguali. Quindi iniziamo a tessere un racconto del nostro centro storico da chi arriva a Piazza Aldo Moro e poi entra dentro le mura, troverà tutta la stessa tipologia di arredo, proprio per iniziare a raccontare una storia nuova del nostro centro storico. Questi sono interventi che poi noi vorremmo proseguire e fare anche all'interno degli altri borghi, penso al Sasso, penso a Ceri, a Borgo San Martino. Quindi vorremmo portare questi elementi di arredo urbano uguali in tutti i borghi, per dare un segno, insomma, forte della nostra storia e un racconto dei nostri borghi.